Ora quello che manca e quello che c'è qua dentro è il compagno. La scultura in oggetto è una copia in scala 1:53 del monumento ai caduti di Ricci di Sok-Tere a New Alexandria. È stata realizzata in base al modello originale inviato all'apposito concorso dipinto a mano dall'artista. Ok, non vi leggo tutto, se no ci mettiamo 2 anni. E questo è il modellino. Questo è il modellino. Eccolo qua. Ci fa vedere tutti i dettagli. Leggere prima di rimuovere il contenuto. Ok. E attenzione, rimuovendo questa porzione. La Madonna. Eccolo qua. Adesso ve lo vado a spacchettare e lo vediamo nel dettaglio. Ed eccoci qua con la super statuetta. Adesso questa statuetta, e qua ci sono le armi che sicuramente quel foglio di istruzioni serve a capire come montarle. Vedete queste armi? Adesso le andiamo a montare e poi vediamo la composizione completata. Ed ecco finalmente la statuetta in tutta la sua bellezza. Abbiamo montato le armi, adesso vi faccio vedere i protagonisti e soprattutto la loro arma. Allora, intanto abbiamo la mitragliatrice per George S052. Eccolo qua, vi presento George, bello giallo. Eccolo. Abbiamo montato la sua mitragliatrice. Faccio vedere la mitragliatrice com'è. Che bella figa che è. Anche lui veramente veramente fatto benissimo. Poi abbiamo, attenzione, con il DMR Carter S259. Attenzione, è lui, sarebbe lui. Eccolo qua. E questo è il suo DMR. Faccio vedere con il mirino. Poi, con la doppietta abbiamo Emil S239. La doppietta, eccola qua, gliel'abbiamo montata dietro. C'è un foro sulla schiena, con un bel cranio teschioso. Questa sarebbe l'armatura che c'è nel bonus. Mi sembra questa qua. Guardate che figo. E per finire vi faccio vedere Jun S266, eccolo qua, con il suo bel fucile di precisione, eccolo qua, bello lungo, guardate che canna, strafigo. E poi c'è lui che non so come si chiama, che c'ha una pistola, eccolo qua. Quindi vediamo un pochino nella sua interezza, vediamo il retro, la squadra Noble al completo, bello materiale bello solido. Questa è una delle collector edition più fighe, guardate lì che splendore, ve la faccio ammirare ancora un pochino. Eccola lui, la sua bella mitraglietta. E lui con la pistola. E lui con il DMR. E poi questi altri due con la sua bella doppietta. Eccolo lì con il suo bel fucile da precisione. Beh, ragazzi, più che farvela vedere così, non posso che continuare questa ripresa fissa. No, vabbè, vi faccio vedere la visione insieme. Allora, Ricci è tornato e questa statuetta qua, questa action figure, è veramente la figata, ok? E questa è tutta la roba che troverete all'interno della Legendary Edition di Ale Ricci. Oltre all'ottima action figure, tante altre cose che non sto neanche a identificare, basta vederle. Basta vedere tutto questo splendore, tutta questa roba qua. La vediamo.
La mappina, il diario, foglietti, tutto quanto, ragazzi. Tutto quanto è una figata. Io non posso che salutarvi e rimandarvi ai primi momenti di gameplay. Questa è veramente, veramente la collector edition più bella che abbia mai visto e soprattutto che abbia mai posseduto. E quindi ci vediamo per i primi momenti di gameplay, no? Ragazzi, qui da Alorich e dall'ottima Legendary Edition è tutto.